Ora ha chiesto di parlare il deputato Giancarlo Giorgetti, ha 10 minuti. Grazie signora Presidente, signor Presidente del Consiglio. Lei sa che noi abbiamo secondato il percorso di rielezione del Presidente della Repubblica per arrivare a un governo e il governo non poteva che essere come questo. E sappiamo, come ha detto lei, che si tratta di una eccezione per una circostanza eccezionale. Sappiamo che la gente vuole un governo per dare delle risposte e noi a priori non possiamo metterci contro ministri nuovi prima ancora di averli messi alla prova. E quindi non abbiamo pregiudizi. Vogliamo giudicare i programmi e i fatti. E con questo approccio siamo stati ad ascoltare i programmi in attesa che arrivino i fatti. Lei ha premesso che avrebbe usato un linguaggio di verità e anch'io vorrei dirle con un linguaggio di verità che sui tre temi che lei ha affrontato, le emergenze economiche e sociali, le riforme e l'Europa, in realtà ha avuto l'attenzione di evitare accuratamente tutte le questioni divisive che avrebbero potuto in qualche modo dividere la maggioranza che si raccoglie attorno a questo governo, ivi inclusa la questione dello Ius Soli, che provvidenzialmente ha dimenticato nel suo intervento. Ha fatto un elenco di questioni emergenziali, un discorso che potrei definire ecumenico, che però è un discorso da libro dei sogni. Con tutta franchezza, lo sappiamo tutti che in questo Paese abbiamo il problema della disoccupazione, in particolare giovanile, il problema del precariato, le tasse troppo alte che devono essere ridotte, il problema del credito, in particolare per le piccole e medie imprese, il problema della giustizia, una giustizia certa, equa, giusta, il problema dei giovani che non studiano e non lavorano, il problema del Sud, si è dimenticato del Nord. Però al Nord forse ci pensiamo noi, ma ha ricordato il Sud che deve ripartire, perché altrimenti se non riparte il Sud non c'è prospettiva di sviluppo per tutti. Ha speso tante buone intenzioni, ma in tutte queste buone intenzioni, francamente, io faccio fatica a trovare le politiche, nell'accezione che lei ha ricordato nel suo intervento, cioè delle politiche concrete che siano risolutive di questi problemi. Talvolta queste intenzioni mi sono sembrate talmente onerose da essere impraticabili. In altri casi contraddittorie nei termini, e lo voglio ricordare agli amici del Popolo della Libertà, francamente dire che si conferma l'impianto del DEF e poi si dice subito dopo che sostanzialmente l'imposta sulla casa non verrà pagata a giugno, ma probabilmente, immagino io, sarà pagata entro dicembre, è dire qualcosa che in qualche modo rischia di prendere in giro la gente, il popolo che si aspetta appunto franchezza e un linguaggio di verità. E quindi sulla base di questo, e se fosse per questo, la Lega Nord dovrebbe negarle la fiducia. Certo, in questo intervento, su questa parte, ci sono anche passaggi interessanti che abbiamo notato e vogliamo sottolineare. Quando lei ha ricordato l'importanza decisiva e strategica dell'Expo per l'Italia, non soltanto per Milano, e ha preannunciato in qualche modo la visita a Milano, oserei dire quasi una coerente prosecuzione del tour delle capitali europee che la vedrà impegnato a Berlino, Parigi, e che, vorrei sottolineare, credo sia la parte più importante e significativa di questa prima, perché tutto quello che lei ha detto, il libro dei sogni che ha elencato e su cui in tante parti si può condividere, appartiene appunto alla logica dei sogni. Se l'amica Merkel in qualche modo non apre i cordoni della borsa, o meglio concede una qualche forma di deroga che permetta di trovare una valvola di sfogo sul bilancio e sulle coperture che, come lei sa e noi sappiamo, sono altamente incerte. Ma abbiamo ascoltato anche con attenzione e devo dire apprezzato la fase nuova che lei ha richiamato sulla politica e sulle istituzioni. Non
Non è la prima volta che questi appelli vengono fatti. Lei ha ricordato che nel corso della storia recente della Repubblica diverse modifiche costituzionali sono state approvate a maggioranza, alcune poi sono state ratificate, altre, ahimè, non sono state ratificate dal popolo italiano. Dico ahimè perché tante delle questioni che lei ha richiamato erano contenute in quella riforma costituzionale che prendeva il nome di devolution, ma che in realtà tutti sappiamo bene non conteneva soltanto questioni relative al federalismo, che avevamo approvato, che disgraziatamente la politica avvelenata di cui lei ha fatto citazione di quegli anni e contrapposizioni ideologiche senza valutare nel merito hanno portato in qualche modo alla Cassazione. Se fosse stata approvata quella riforma costituzionale, tanti dei problemi che sono stati citati oggi per quanto riguarda la questione istituzionale non si porrebbero. Noi abbiamo apprezzato finalmente su questa parte un piglio deciso, ultimativo e chiaro. Si parte da subito con la convenzione, si dà tempo 18 mesi, se questi 18 mesi non saranno produttivi si va tutti a casa. È una qualcosa che noi valutiamo favorevolmente perché in questo percorso lei in modo, diciamo così, timoroso, sempre per la logica di non offendere nessuno, ha fatto cenno al federalismo fiscale, ha fatto cenno al Senato federale, ha fatto cenno anche implicitamente sull'opportunità che forse le regioni come sono state immaginate per lo Stato unitario italiano non hanno più nessun senso quando si pensa e si immagina l'Europa di cui poi ha parlato nel terzo intervento successivo. Visto nella nuova Europa che noi immaginiamo e sogniamo, probabilmente quelle dimensioni sono anti, non dico antistoriche, ma antilogica economica, antilogica sociale, nuove aggregazioni si renderanno necessarie e noi riteniamo che su questa strada di modernità ci si debba incamminare. Nella terza fase ha affrontato il tema dell'Europa e devo dire un minimo di autocritica ce la saremmo aspettata, perché noi siamo sempre stati non tanto euroscettici, ma quanto in qualche modo eurocritici. Quell'Europa che è stata costruita in questi anni è un'Europa che non ci piaceva e non ci piace. E i risultati che ha prodotto sono risultati che oggi critichiamo quasi unanimemente in quest'Aula. Un'Europa antidemocratica, contro i popoli, bancocentrica. Finalmente, associata all'Europa, abbiamo sentito parlare di crisi di legittimità, di democrazia, di popolo che deve intervenire e magari anche eleggere direttamente il Presidente degli Stati Uniti d'Europa. Ecco, sono parole che in qualche modo a noi piacciono, che superano un concetto di Europa che noi abbiamo combattuto tutti questi anni in quest'Aula, spesso in modo solitario. Certo, per noi sarebbe più comodo stare all'opposizione e vorrei dire che noi non abbiamo chiesto poltrone, vorrei dire chiaramente a tutti quanti che alla Lega non interessano le poltrone del Copasir e della Vigilanza Rai. La prende pure qualcun altro, perché su queste polemiche credo che si debba anche fare un percorso di maturazione. Abbiamo deciso di astenerci, signor Presidente del Consiglio. Non è una fuga di responsabilità e non è una fuga dalla realtà. La Lega Nord è una forza politica che governa il Nord, dove si produce il 38% del PIL e dove si paga il 46% delle tasse allo Stato italiano. Questa è la realtà e questa è nostra responsabilità. E non oso nemmeno pensare un governo che governi contro il Nord, che non sappia interloquire con il Nord o, peggio, induca il Nord a schierarsi contro il governo. Ci interessa invece essere protagonisti, questo sì, della stagione di riforme che lei ci intende avviare con la Convenzione, da subito e per 18 mesi, lo ribadisco. Parole e termini concreti, chiari, che meritano, queste sì, un'apertura di credito, che ovviamente è a termine, e i termini li ha descritti esattamente lei, ed è revocabile. Non remeremo a favore, ma non remeremo neanche contro. Cercheremo di azionare il timore affinché si vada nella giusta direzione, perché come certamente lei saprà, Davide dopo un po' anche lui perse la strada. Grazie.